Robin Schulz. Featuring Jasmine Thompson, The Sun Goes Down. Alle 9.33 a qualcuno piace presto, è arrivato il momento di collegarci con un amico che finalmente ha giocato e quel poco che ho visto ha giocato anche bene. Così dicono le statistiche, record. Super Mario Balotelli. C'è chi l'ha definito resistente come l'unghia nera di Pelé, duro come il polpaccio di Maradona, forte e bravo a cambiare squadra. Che si trovi in Italia o in Inghilterra, guida sempre a sinistra. Nelle gambe alla dinamite, nelle mutande l'urlo di Tarzan. Nella testa, il nulla. Su M2O, Mario Balotelli. Mario Balotelli, con tuta mimetica, scarpe mimetiche e cappellino mimetico, si trova per le vie di Liverpool in piena crisi depressiva. No, adesso come faccio, figa? No, adesso cazzo le dico a mia zia Giovanna quando torno a Brescia? No, sono rovinato. Tenevo un sacco maledetti inglesi razzisti invidiosi bambascioni, no. Ciao Mario, buongiorno, ma che è successo? Liverpool ti ha cacciato? No, ancora no, c'è una cosa grave per strada, no. Cos'è, ti hanno insultato? Scrivilo subito su Twitter che ti difendiamo noi. State zitti, figa, cioè oggi mi sono vestito tutto mimetico, no, che io faccio la moda per i giovani, no. Allora? E allora ho messo anche l'orologio mimetico, solo che adesso non trovo più, figa, era il regalo di Natale di mia zia. Scusa Mario, ma essendo mimetico non è che per caso ce l'hai al polso? Minchia, oh, l'ho trovato, grazie, che quando si mimetizza così bene vado in paranoia. L'orologio sta sempre al polso, poi addirittura in paranoia per un orologio. Certo, a Brescia lo sanno tutti che mia zia Giovanna per comprarlo ha venduto due terreni e una macchina al garage. Ma Mario, scusa, la prossima volta evita di farti regalare cose costose, specialmente da chi non ha i tuoi soldi. Zodito, a me tutti regalano soldi, macchine figa, non posso dire di no. No? Se no muore il personaggio Balotelli. Bravo, questo è il punto. Mario, tu sei un calciatore, anche sopravvalutato. Quindi deciditi, vuoi fare il personaggio o il professionista? Sopravvalutati siete voi, eh. Io faccio tutte e due, io faccio il personaggio e il professionista. Scusa, la tua carriera non ci pensi, sei ancora giovane. Certo, io penso a tutto, sono organizzato, no? Infatti io penso a come spendere i soldi e il mio manager a come farmeli avere. È finito il tempo di Balotelli mangia banana, eh. Adesso la banana la faccio mangiare io. No, dai Mario! Ma come no, Leandro? Tu dovresti saperlo che vai in palestra. La banana è ricca di potassio e una ricerca inglese dice che le donne di Liverpool ne hanno bisogno. Vabbè Mario, ma di calcio con te non si può parlare? Certo che si può, basta dire che Balotelli è il giocatore più forte del mondo. Senti, delle voci di mercato, che ci puoi dire? Ha sentito sirene Olympiacos, vai mica ad Atene? No, le sirene ce l'ha l'ambulanza, a me non me ne frega niente. Però conosco un bel mercatino ad Amsterdam, nel quartiere Luci Rossi, dove mi piacerebbe tornare. Ah, attenzione, quindi ci stai dicendo che vorresti andare all'Ajax a giocare? Ma magari mi pigliassero. No, per il momento in attesa di sapere qualcosa sul mio futuro dico che stasera prendo Gerard, il capitano, e lo porto a Mignotta. No, dai. Ah, se rovini anche uno come lui, allora in Inghilterra ti dico hai finito. E a me che cazzo me ne frega meno. Vabbè, dai, abbiamo capito. Mario, vai a passeggiare, ci sentiamo la prossima settimana. Oh, Balotelli, he's a striker. No, figa, ho riperso l'orologio. A-B-B.